I cittadini non sanno chi li governerà perché votano i singoli partiti che poi dopo le elezioni fanno quel che vogliono. E infatti nella prima edizione votata alla Camera, non nel Senato, dell'Italicum, questa norma dell'articolo 14 bis era scomparsa perché non aveva senso che ci fosse l'indicazione di un capo di una coalizione se il premio di maggioranza va a una lista. Ed è stata reintrodotta al Senato con il premio alla lista, che questo è un modo, era chiaro per tutti, ma perlomeno l'ha confessato, che questo è un modo per eleggere al secondo turno il Presidente del Consiglio. È questo che c'è, ed è questa un'alterazione della forma di governo parlamentare che noi abbiamo a favore di una forma di premierato di cancelliere forte, dove che tra l'altro però anche qui dove abbiamo queste questioni del premier forte, pensiamo alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna si sa che se vince le elezioni conservatori il segretario del partito sarà anche il primo ministro, però il primo ministro si candida in un collegio uninominale come gli altri e teoricamente se lui non viene eletto quindi invece no, noi eleggiamo direttamente un primo ministro che è nascosto dietro un voto alla lista e di cui lui è il capo politico, potrebbe anche teoricamente non presentarsi in nessun collegio e questo non sarebbe assolutamente vietato. Ora cioè, ci rendiamo conto da questi elementi come siamo di fronte ad una questione, specialmente poi dal collegamento che c'è tra la legge elettorale e la deforma costituzione che nel contempo va avanti, perché dà una maggioranza artificiale, questa maggioranza artificiale.